Ciao a tutti da Teschio81, oggi andiamo a parlare di inventario interazione. Infatti, se andiamo a vedere la nostra project list, siamo arrivati al nostro quarto punto. Siamo partiti dalle impostazioni iniziali, abbiamo aggiunto i nostri personaggi, abbiamo aggiunto la schermata di selezione dei personaggi, siamo passati poi dalla personalizzazione, dall'aggiunta delle armi, dove abbiamo poi anche creato la nostra schermata di selezione delle armi, molto interessante, che abbiamo visto nell'ultimo tutorial, fino ad arrivare ad oggi, dove siamo appunto, come dicevo, al quarto punto, e parliamo di inventario e interazione. Faccio subito una premessa: questo non sarà un tutorial con un sistema completo di inventario, perché ci sto ancora un pochino lavorando, però potremo andare appunto a sistemare la nostra parte di interazione e a tirar fuori e a rendere attive tutte le parti di inventario che sono nascoste all'interno del progetto Lyra, e le renderemo effettive e le aggiungeremo soprattutto al nostro progetto, alla nostra mappa che utilizziamo normalmente, nonché volendo poi in tutte le mappe di gioco. Quindi iniziamo subito. La prima cosa che possiamo fare è appunto andare a parlare di questi due macrosistemi, così io li ho suddivisi, perché se si parla di inventario ovviamente si deve parlare di interazione e viceversa. Sono due sistemi che sono abbastanza divisi ma molto integrati tra di loro, e quindi, come dicevo, se si prende in esame uno si prende in esame anche l'altro. Ho cercato di suddividerli il più possibile per rendere fluido il tutorial e tutto il lavoro che andremo a fare, ma appunto potrebbero esserci anche alcune intersezioni di queste cose. Partiremo appunto con la parte di interazione. Se andiamo nella cartella all e scriviamo interact, possiamo prendere già visione di tantissimi file che sono all'interno del progetto riguardanti l'interazione. In realtà poi quello che ci serve sono pochi file per quello che dobbiamo fare oggi, se non altro, e che non prevedono il C++. Quindi andiamo a vedere un pochino tutti i file in blueprint. Non tutti i file sono contenuti all'interno poi delle cartelle che andremo a vedere, quindi io vi consiglio comunque di fare anche una ricerca generale in questo modo. Sia per la parte di interazione che per la parte di inventario, perché se andiamo a scrivere inventory, anche qui abbiamo tutto un set di file da andare a visionare. Tutti questi file sono ovviamente poi contenuti, anche se qua li vediamo molto sparsi, all'interno della cartella All Plugins Shooter Explorer Content, che andiamo a vedere subito, e come vedete abbiamo tutti i file suddivisi, come dicevo. Ora li andremo a vedere piano piano tutti, non tutti sono contenuti all'interno di questi file, come di queste cartelle, come dicevo, e bisognerà poi alcune cose andarle magari a cercare nella cartella all. Prima cosa che possiamo vedere è andare nella cartella maps, dove troviamo la nostra inventory task map. L'apriamo e l'andiamo a visionare. Allora, come primissima cosa, io voglio un attimo fare un secondo di pulizia, perché abbiamo tantissimi punti di spawn che poi ci potrebbero dare fastidio, e li eliminiamo, ne teniamo magari solo uno un po' più vicino. Ok, eliminati questi, adesso appunto dovremo semplicemente spawnare da questo unico punto. Ok, vediamo la mappa, quindi schiacciamo play. La prima cosa che possiamo vedere appunto è che abbiamo una linea di debug verde, che è una sorta di linea di traccia che
guarda intorno al nostro personaggio e in realtà poi ha una ricerca diciamo sferica. Quindi ha un raggio di interazione che va anche dietro al nostro personaggio che cerca appunto oggetti che possono essere collezionabili e possono essere raccoglibili. Infatti, se andiamo per esempio contro un muro, vediamo che dà comunque un segnale che rileva qualcosa, ma come vedete da rosso e non segna nulla perché rileva che questo segnale appunto non è interagibile. Invece, se andiamo contro un nostro una di questi cubi che vengono chiamati rocce, possiamo vedere che si attiva un piccolo widget che ci dice che possiamo interagire con questo oggetto. Semplicemente possiamo cliccare il tasto G come diciamo tasto di default che è segnato, che poi adesso andremo a vedere, e questo oggetto viene raccolto. Possiamo anche raccoglierne altri, possiamo raccoglierli tutti. Questi oggetti vengono chiamati rocce perché poi vengono in realtà impostati con un ID che li identifica come rocce o come oggetto da noi scelto. In questo caso, appunto, come dicevo, sono rocce. Con il tasto I, sempre come impostazione predefinita, possiamo aprire l'inventario che al momento non ci fa vedere niente se non che abbiamo raccolto degli oggetti, ma che oggetti abbiamo raccolto e di preciso quanti ancora non riusciamo a saperlo. Questo adesso poi è una di quelle cose che andremo a sistemare. Per uscire dall'inventario, finché non lo sistemiamo, dobbiamo cliccare dentro l'inventario con il mouse e schiacciare Esc, altrimenti non ci farebbe uscire. Quindi clicca dentro l'inventario e Esc. Ah, un'altra cosa che possiamo vedere sono i vari tasti che possiamo settare perché adesso, come andremo a vedere, avremo diversi tasti, non ci sarà solo l'interazione base e la raccolta dell'oggetto come test map, diciamo, ma avremo altri file. Quindi possiamo chiudere, andare a fare una ricerca all'interno della cartella all per cercare questo input map. Qui all'interno della cartella Shooter Explorer Content abbiamo tutti gli input riguardanti ovviamente l'inventario, che sono tutti mappati all'interno di questo inventory test. Nella cartella action ovviamente abbiamo le azioni e un data asset che lega le azioni ai nostri tasti, che ora poi magari vediamo con più calma. E abbiamo anche le abilità, che sono ovviamente quelle legate all'interazione che abbiamo già visto, e come dicevo, abbiamo altri tipi di abilità che sono l'inventario, l'interazione che abbiamo già visto, una mappa e un tracciamento di punti all'interno del nostro mondo di gioco. E poi abbiamo ovviamente l'Ability Set Inventory. Quello che volevo farvi vedere in poche parole è il mapping, e volevo farvelo vedere dalla cartella all per il semplice motivo che andiamo a scrivere EMC underscore. Non esiste ovviamente questo mapping solamente, ma ne esistono diversi, tutti che si attivano in determinate circostanze quando sono richiamate in gioco in questo caso, come abbiamo visto prima, dal data asset, che andiamo a vedere tra un pochino perché sennò iniziamo a fare un po' tanta confusione. E quello che volevo farvi notare è che possiamo andare ad inserire i tasti che sono all'interno dell'inventory test all'interno anche dei nostri controller base, che sono normalmente il KBM e il gamepad. Però noi utilizzeremo le impostazioni di default e quindi faremo riferimento direttamente a questo inventory test che abbiamo visto essere sito nella cartella input. All'interno dell'inventory test possiamo vedere tutta la mappatura dei nostri tasti. Quindi, come dicevo, abbiamo il tasto G per raccogliere gli oggetti, il tasto I per aprire il nostro inventario, che poi verrà chiuso con il tasto Esc. Abbiamo anche una mappa con la M, un emote che è poco importante anche se l'hanno aggiunto per creare qualcosa di simpatico, ma obiettivamente in questo momento non ci serve. E poi abbiamo anche un toggle marketing world che adesso andiamo a vedere rapidamente.
Quello a cui lavoreremo oggi, vi dirò già che sarà semplicemente l'Interact, l'Inventory e poi il Map e il Toggle in the World. Ci sto proprio ancora lavorando da zero, ho qualche idea, ma forse lo vedremo nei prossimi tutorial. Però li vediamo subito, solo per completezza, diciamo, del tutorial, per farvi vedere tutte le funzioni. E comunque abbiamo visto già l'Inventory, l'Interact che sono I e G, quindi possiamo schiacciare il tasto B, iniziamo dal B che è l'emote, che come vi dicevo è qualcosa di abbastanza inutile, però ce l'abbiamo, e il tasto P che segna dei punti nel mondo. Quindi ovunque noi andiamo a segnare, quindi dove è marcato, diciamo, il centro del nostro schermo, in questo caso dove è marcata la linea di debug, possiamo segnare dei punti. Non so ancora di preciso a cosa serve, forse può servire per la mappa o per dare dei target a dei personaggi o degli oggetti, ma al momento lo devo ancora vedere, quindi non so cosa serve. E per ultimo, appunto, stavo tenendo il tasto M. Il tasto map, che lo tenevo per ultimo perché appunto non ha un tasto di uscita, è un progetto, un sistema ancora totalmente in costruzione, che appunto non ha neanche il modo per uscire, quindi l'unico modo per uscire è uscire proprio dal gioco. Il widget è solo impostato e legato a un tasto in modo che possiamo aprirlo, poi dovremo ovviamente riempirlo con il nostro codice, migliorare il widget e via dicendo, ma lo faremo più avanti. Ora concentriamoci più che altro sull'interazione sul tasto map. Ok, quindi i tasti ci riportano a questo punto ad andare a aggiustare un pochino la nostra interazione e il nostro inventario, quindi possiamo andare a cliccare nella cartella qui di fianco Browse, che ci porta all'interno della nostra mappa Interact, cioè all'interno nella nostra cartella Interact, dove abbiamo già visto prima, abbiamo tutti i nostri tasti. Possiamo aprire l'Interact e iniziare a settarlo, aggiungendo per esempio questo, che di solito lo aggiungo sempre, Trigger When Paused, e soprattutto andare ad aggiungere un tasto di Pressed, in modo che quando clicchiamo abbiamo un input solo, perché altrimenti lui darebbe infiniti input finché teniamo premuto il tasto, e anche una lieve pressione del tasto darebbe molti più input di quelli che ci servono, oppure utilizzare semplicemente un hold and release o un hold, cioè tenere premuto per il tempo che vogliamo il tasto, in modo da raccogliere l'oggetto. Questa è una scelta stilistica, ora andiamolo a vedere con il pressed, però forse possiamo anche aggiungere un hold e poi aggiungere, forse come abbiamo visto in altri tutorial, un tasto che ci indichi appunto quanto tempo, cioè che aggiunga un widget, diciamo, al tasto, che ci indichi quanto tempo teniamo premuto il tasto per appunto interagire. L'avevamo aggiunto, abbiamo fatto un sistema simile per il rilascio delle armi, se non ricordo male. Quindi se volete andarvela a vedere, andate pure a vedervi quel tutorial, che il sistema ovviamente è molto simile. Per il momento lasciamo, come dicevo, pressed, e qua abbiamo completato. Quindi per il momento il nostro IMC è pronto, lo possiamo chiudere. E possiamo ancora andare a sistemare un pochino il widget dell'Interact, in modo che così con l'Interact abbiamo più o meno chiuso. Poi dobbiamo andare a vedere un pochino l'inventory test e altre cose. Quindi andiamo nella cartella User Interface del Shooter Explorer Content. Possiamo aprire Interact, dare una sistemata anche a questo tasto rapidamente. Quindi possiamo anche andare a sistemare un attimino i colori. Quindi nell'interaction prompt andare a portare sul bianco. E poi possiamo andare nel common border, dentro Draws Ose Image Rounded Boxes, in modo che il tastino viene
rotondo, possiamo anche dargli un colore un po' più simpatico, per esempio un azzurro può andare bene. Ora facciamo una cosa abbastanza casuale, giusto per far vedere come funzionano qua i widget. Andare anche nel common task, style, non, in modo da annullare il predefinito che hanno inserito. Possiamo aggiungere anche l'Orbitron come carattere, come scusate, font, in modo da renderlo simile a tutte le altre cose. Dargli anche qui un colore un po' diverso, va bene anche questo per il momento, e lo scriviamo anche in maiuscolo. Ok, un'altra cosa che possiamo ancora fare è dargli un bold o un black. Ok, e così anche il nostro widget, come avete visto, è sistemato, non ha nessun tipo di codice perché poi viene richiamato all'interno di altri sistemi, quindi al momento non ci serve, l'unica cosa è solo andare a vedere se funziona. Ok, quindi ci possiamo muovere. Come vedete abbiamo già un'arma equipaggiata, ma non equipaggiata. Questo, se volete capire il perché, andatevi a vedere gli altri tutorial. Abbiamo creato il sistema delle armi e ci dava problemi equipaggiare l'arma all'inizio del gioco, quindi abbiamo deciso di partire disarmati e poi con la rotella possiamo comunque sempre raccogliere la nostra arma. In ogni caso possiamo andare nel nostro tasto Interact, come vedete l'abbiamo sostituito e funziona bene. E un'altra cosa che possiamo andare a fare per finire questa parte di interazione è togliere questa linea di debug che è un po' fastidiosa poi per quando andremo a giocare. Quindi usciamo. Per la linea di debug dobbiamo andare nella cartella All, cercare già Interact. Quello che usiamo normalmente è l'interaction collect, che è quello che viene legato agli oggetti raccoglibili, che poi magari dopo andiamo a vedere un po' meglio. Però per tutta la costruzione base bisogna fare riferimento a LGA Interact, anche se sono gestiti da Gameplay Ability Interact e dall'Aira Gameplay Ability, quindi sono due sistemi un po' diversi, però noi dobbiamo lavorare con il Collect per il momento. Quello che ci serve adesso sapere dell'Interact lo andiamo un attimo a vedere, così vi fate un'idea anche se poi volete proseguire con la costruzione appunto dell'inventario, magari vi può servire sapere che cosa andiamo a toccare. Qui abbiamo semplicemente un evento in cui si abilita e quando finisce di essere abilitato. Quindi lui dice quando attivo l'evento interazione va a creare quella linea di debug che cerca oggetti interagibili e poi interagisce. Al momento possiamo anche eliminare queste stringhe che sono solo linee che compaiono qua sulla sinistra e danno anche fastidio. Per il momento a me non servono, poi se volete tenerle come linea di costruzione potete ovviamente non cancellare il text. E qua abbiamo le due funzioni, diciamo, i due eventi personalizzabili che compaiono quando si interagisce con l'evento, quindi Look for Interactables e Interact for Press Scan, che sono questi due eventi qui. E al momento quello che ci serve per quello che vogliamo fare, elimino anche questo perché le scritte mi stanno dando noia, appunto, come dicevo, è andare a modificare questa linea di debug. Quindi quando cerchiamo oggetti interagibili andiamo a creare questa linea di debug che si trova qui, show debug. Quindi possiamo spuntarla e se torniamo al nostro progetto e clicchiamo play, come vedete la linea è scomparsa, ma abbiamo sempre la nostra funzione di interazione. Quindi abbiamo già visivamente aggiustato un paio di cose, quindi il widget, la linea di interazione,
abbiamo già visto anche come raccogliere gli oggetti con il tasto G, che abbiamo già aggiustato, quindi non raccoglie più volte gli oggetti. Prima di parlarvi dell'inventario, volevo ancora parlarvi di questi oggetti interagibili, che sono un po' il punto d'incontro tra interazione e inventario, i due macrosistemi di cui vi dicevo prima. Li andiamo subito a vedere. Possiamo andare quindi nella cartella Shooter Explorer Content, che abbiamo visto prima, e all'interno della cartella Items. Qui troviamo appunto questo oggetto in blueprint con altri due blueprint che riguardano due ID, cioè due identificazioni di oggetto. E per esempio ce ne hanno creati due, appunto uno che riguarda la roccia e uno che riguarda l'albero. In realtà sono praticamente la stessa cosa, cambia solo il nome. E andiamo subito a vederli comunque, quindi possiamo un attimino chiudere anche questi due file. E apriamo l'Interactable Rock. Quello che vediamo nell'Interactable Rock è che intanto è solo un oggetto senza codice e che poi possiamo ovviamente ampliare e andare a sostituire. Abbiamo un viewport che prevede appunto questo cubo, ma può essere ovviamente sostituito con qualsiasi oggetto che vogliamo, quindi in questo caso se trattiamo una roccia potremo già andare a sostituirlo con una roccia, e ha appunto solamente questa static mesh. Mentre nel construction script, anche qui come vedete, è totalmente vuoto, quindi volendo possiamo anche tranquillamente utilizzare la viewport. Mentre quello che caratterizza, diciamo, il tutto si trova all'interno del class default e credo anche direi all'interno della nostra static mesh collision. Quindi se vogliamo creare un oggetto simile dobbiamo tener conto appunto della collisione che deve prevedere la linea di traccia dell'interazione, è impostata su overlap, e direi fondamentalmente basta. Bisogna ricordarci comunque di andare a settare questa collisione qua. E tutta la parte invece più importante, come dicevo, è contenuta all'interno del class default. Se andiamo infatti nella sezione Lyra World Collectible, abbiamo una tendina Option e una tendina Static Inventory che possiamo espandere totalmente, e vediamo che abbiamo una sezione di test che possiamo chiamare e rinominare come vogliamo. In questo caso potremmo chiamarla Rock. Abbiamo il nostro evento di interazione che abbiamo visto prima, e si tratta dell'interaction collect, quindi non dell'interaction. Se noi mettessimo interaction solamente non funzionerebbe più il sistema, come dicevo prima. Qui possiamo aggiungere un widget, per esempio se questo oggetto possiamo anche farlo non raccoglibile, ma che ne so, creiamo un cartellone con una mappa che ogni volta che ci avviciniamo lui fa vedere un widget della mappa, e dovremo impostarlo in questa casellina qui. Ora non l'andiamo a vedere perché perderemo troppo tempo, però potete tranquillamente fare delle prove, non c'è problema. Quindi questa parte qui al momento non l'andiamo a toccare. Se volete possiamo andare a visionare un attimo l'interaction collect di cui ne abbiamo vagamente parlato prima, che dice che quando si attiva fondamentalmente dà dei dati settato sotto authority perché è comunque replicato, quindi va bene anche per tutta la parte multiplayer, e dà fondamentalmente dei dati che li aggiunge al nostro inventario. Quindi se volete cambiare quello che viene raccolto e aggiunto all'inventario, diciamo che ha questo get first pickable from actor, quindi qui si può andare a lavorare poi per capire che cosa raccogliere e come raccogliere, e poi va tutto ovviamente inserito all'interno del pickup inventory. E poi qui abbiamo un montaggio che appunto
porta la nostra animazione, che se volete potete sostituire, ma al momento non è importante, e basta. Direi che qua bisogna poi andarne a parlare più in maniera approfondita quando andremo ad inserire effettivamente gli oggetti nel nostro inventario. Direi che potrebbe essere un buon punto di partenza per andare ad interagire con i nostri oggetti. Appunto, per il momento lo chiudiamo. E proseguiamo. Quindi questa parte, come dicevo, la lasciamo un attimo libera, cioè non la tocchiamo, e andiamo invece a vedere questa seconda parte di Static Inventory, che c'è una sezione importante che è l'Item Definition, che abbiamo visto prima, che sono questi due file contenuti all'interno della cartella Items. Nonché abbiamo anche lo stack count, cioè quanti oggetti verranno raccolti di questo test di Rock, che andiamo subito a vedere. Il test di Rock è ovviamente la definizione del nostro oggetto. In questo caso hanno semplicemente messo il display name, quindi l'hanno indicato come roccia, ma abbiamo tutta una sezione di fragment, che sono frammenti dell'inventario, che poi sono quelli che normalmente conosciamo, che abbiamo già visto all'interno della nostra quick bar, che è questo secondo inventario, perché abbiamo in realtà due inventari, quello centrale che compare qui, e questo qui che è un altro inventario di supporto che funziona fondamentalmente con i frammenti di questo inventario. Infatti qui noi vediamo un'arma, e qui vediamo un'arma, anche se adesso non la vediamo, ma qua c'è un'arma. Ce ne sono due perché viene replicata al momento quest'arma qui, ma poi l'andiamo a sistemare dopo. Adesso era solo per farvi un pochino capire come funziona il test ID e come funziona, che cosa sono i fragment. Quindi, se vogliamo aggiungere delle abilità o delle caratteristiche alla nostra roccia, in questo caso dobbiamo andare a sentare degli array. Se noi apriamo un array, come vedete, ne abbiamo ben 5, dove possiamo equipaggiare diverse cose negli slot. Quindi possiamo tranquillamente anche aprirli tutti, tanto finché sono aperti qui non succede niente, e poi una volta aperto il nostro array possiamo andare a dirgli che cosa vogliamo fare. Quindi in questo caso se noi prendiamo l'array del pickup icon possiamo andare ad aggiungere per esempio una scheletal mesh. Se noi prendiamo, che ora lo andremo tra l'altro a vedere, il nostro pickup, dove, scusate, il nostro inventory fragment quick bar, quindi quello che prevede la barra del nostro quick bar in fondo, che prevede anche un brush per la nostra immagine, possiamo anche andare ad aggiungere un'immagine. Quindi la nostra roccia possiamo tranquillamente dirgli che deve avere un'immagine, possiamo prenderne una a caso, scusate che ne cerco una perché qua sono tutti materiali. Possiamo per esempio aggiungere questa texture, questa immagine epic, che poi ora andiamo a vedere. Adesso non comparirà nel nostro inventario perché abbiamo, diciamo, da sistemare alcune cose. Però ricordatevi, poi quando le sistemeremo, che abbiamo inserito appunto la nostra immagine. Detto questo, vi dico anche che potete aggiungere mille altre cose e creare appunto il vostro oggetto, quindi dargli anche non solo un raccoglibile, ma renderlo per esempio un oggetto con un effetto. Per esempio, raccogliendo l'oggetto potremmo morire o potremmo recuperare salute, potremmo appunto aggiungere tutto quello che vogliamo, insomma. Quindi andiamo avanti. E detto questo, appunto, iniziamo un attimino a parlare del nostro inventario. Quindi torniamo alla nostra mappa e vediamo subito che cosa possiamo fare. Quindi la nostra parte di interazione adesso io direi che è più o meno completa e non dobbiamo fare altro per il momento. E se andiamo a raccogliere gli oggetti, andiamo a appunto invece dover vedere l'inventario.
Quindi la prima cosa che vediamo è che abbiamo difficoltà ad uscire e dobbiamo sistemare questa cosa. Quindi invece di cliccare all'interno dell'inventario e schiacciare Ask, lo andiamo a sistemare in modo che possiamo schiacciare Ask in qualsiasi momento e l'inventario si deve chiudere. Seconda cosa, dobbiamo andare a visualizzare le nostre immagini all'interno dell'inventario e poi possiamo anche dare una sistemata all'inventario stesso, al widget. Quindi per fare prima torniamo nella cartella All, scriviamo Inventory, così evitiamo di girare per tutte le cartelle avanti e indietro. La prima cosa che possiamo fare, come dicevo, è andare a sistemare il nostro Inventory Screen, quindi proprio il nostro widget del nostro inventario. Dobbiamo andare su Inventory Screen, quindi sulla base, rendere questo oggetto focusable, andare su Graph e creare un override nelle funzioni e aggiungere Get Desired Focus Target, quindi mettiamo un target, un focus sull'inventario stesso, in modo che quando clicchiamo sia sempre attivo, diciamo. Vi si apre questa funzione, Get Desired Focus Target, e la mettiamo su Self, quindi deve agire per se stesso. Questa è la primissima cosa che andiamo a fare per chiudere l'inventario, quindi lo focalizziamo su se stesso e quando apriamo l'inventario adesso basta cliccare Ask e l'inventario esce in automatico. Quindi anche se sono, diciamo, fuori dallo schermo, fuori dall'inventario mi fa uscire. E quando clicco l'inventario, il mio mouse va automaticamente all'interno dell'inventario in ogni caso. Ok, questa piccola cosa l'abbiamo fatta. Ora andiamo ad aggiustare le immagini. Quindi possiamo chiudere il nostro screen, anzi prima di chiuderlo vi faccio vedere un attimino come sistemarlo. Qua dovete semplicemente giocare con il widget finché non trovate qualcosa che vi piace. Comunque possiamo andare a vedere su, per esempio, il Common Task Inventory, possiamo fare il lavoro che abbiamo fatto prima, quindi scrivere maiuscolo, andare ad annullare il nostro stile, aggiungere il nostro Orbitron, Enderlin Black o come preferite, e possiamo anche un pochino aumentare la scritta, possiamo dargli un colore, metto una roba abbastanza casuale, e poi possiamo anche mettergli dietro un ulteriore bordo volendo per diciamo farlo vedere meglio, però invece del bordo possiamo mettere un background blur all'interno del nostro overlay, lo portiamo dietro a tutto, gli diamo un strength di va bene anche 5, poi possiamo portare il nostro border, per esempio possiamo andare sul vertical box e ingrandirlo per come tutta la pagina, diciamo. Possiamo andare su save box, se volete dargli potete dargli anche un delle dimensioni diverse, per esempio allargarlo anche per tutta la pagina. Ok, aggiungere un padding, insomma lavorateci un pochino e vedete un po' voi come poi sistemarvi e sistemare tutte le cose. Ora io me lo sistemo un attimino, poi magari a fine video in modo che sia, diciamo, più completo. Comunque possiamo andare a vedere che cosa abbiamo combinato, insomma l'abbiamo creato un po'
abbastanza casuale, però come vedete già inizia ad avere un aspetto un pochino più da inventario. Poi lo sistemiamo meglio più avanti, perché ora siamo già a 30 e passa minuti di video e direi che tutto quello che dobbiamo ancora fare è lungo. Ok, quindi chiudiamo l'inventory screen. Andiamo su Inventory Tile. L'Inventory Tile è la casellina che c'è all'interno dell'Inventory Grid, poi l'Inventory Grid è inserita all'interno dell'Inventory Screen, però tutto quello che poi riguarda, credo, l'interazione con i vari oggetti e tutto quello che accade all'interno delle caselle, degli slot dell'inventario è contenuto all'interno di questo Inventory Tile. Infatti ora per andare appunto a sistemare l'immagine dovremo appunto lavorare su questo Inventory Tile. Possiamo andare intanto a sistemare il nostro colore, lo sistemiamo su un bianco, su qui sulla base, perché sennò poi ci crea dei colori fastidiosi quando andiamo a lavorare all'interno delle immagini. Possiamo sistemare volendo il size box, però questo poi magari lo vediamo dopo, sempre mentre aggiustiamo i widget. Possiamo andare a cambiare volendo il colore del border, che questo qua ci determina un pochino il colore di fondo dell'inventario, quello che compare dietro le immagini. Ora vi faccio vedere, mettiamo per esempio un rosa, un fucsia, e poi dopo vi faccio vedere dove compare. E poi appunto abbiamo qua la nostra immagine, che volendo potete sempre ridimensionare, lavorare, eccetera eccetera. Andiamo nella parte graph. E dice Event onList item object set, quindi l'impostazione degli oggetti della lista, come vi dicevo, e dobbiamo andare a settare questa parte qua. Quindi possiamo sull'item list item object andare a cercare il nostro item system. Quindi possiamo mettere cast inventory item instance. E da qui possiamo andare a richiamare i nostri fragment che abbiamo visto prima all'interno del nostro oggetto raccoglibile. Quindi possiamo scrivere fragment, find fragment by class. Da questa casella possiamo andare a ricavare tutti i tipi di fragment che abbiamo visto prima. Abbiamo già spiegato prima. Quello che ci serve adesso è il nostro quick bar icon, che come abbiamo visto nel raccoglibile imposta l'immagine, quindi abbiamo inserito l'immagine all'interno del raccoglibile e dobbiamo dire che l'immagine deve essere poi vista al posto di questa immagine 78. Quindi possiamo prendere la nostra immagine 78 e dirgli che dobbiamo impostare il nostro brush con il brush dell'immagine contenuta all'interno dell'oggetto, del fragment. Quindi facciamo get brush. Quindi l'immagine del fragment, il brush, va inserito dentro questo brush che viene visto attraverso il target dentro l'immagine 78. E con questo possiamo compilare, salvare e abbiamo, diciamo, terminato anche questo piccolo passaggio. Quindi se noi apriamo il nostro inventario, possiamo raccogliere per esempio con il tasto G questa roccia, aprire con il tasto I l'inventario. E vediamo che siamo riusciti a far comparire le immagini. Come vi dicevo prima, abbiamo le due armi, che sono queste armi, questa arma che abbiamo all'interno del quick bar, che viene replicata perché l'abbiamo inserita con diciamo un codice che ora andremo a rimuovere, e poi abbiamo la nostra immagine che, se ricordate prima, abbiamo impostato all'interno del fragment dell'oggetto stesso. Abbiamo aggiunto questa immagine della Epic perché era l'unica immagine che avevo al momento, e abbiamo anche
creato il modo per chiudere questo inventario semplicemente cliccando Esc. Quindi, prossima cosa che possiamo fare è andare a sistemare la questione delle armi raccoglibili, di queste due, diciamo, armi che vengono duplicate in partenza. Per farlo dobbiamo andare all'interno del nostra cartella all, scrivere hero underscore, andare a aprire Shooter Mannequin, che abbiamo già visto mille volte in passato, quindi facciamo presto. Le due armi si replicano perché gli abbiamo detto che all'inizio, se vedete, siamo all'interno della funzione add initial inventory, gli abbiamo detto che all'inizio lui deve equipaggiare un'arma e equipaggiare la prima arma che trova nello slot. E quindi abbiamo creato, diciamo, qui si viene a creare un piccolo bug, una piccola copia per la quale la nostra arma viene replicata. Quindi possiamo tranquillamente andare qui e sganciare l'Add Initial Inventory tranquillamente. Quindi ora se torniamo alla nostra schermata, abbiamo la nostra quick bar totalmente vuota, non abbiamo più un'arma e abbiamo l'inventario totalmente libero. Se andiamo a inserire un'arma, ovviamente, e la raccogliamo, ne raccoglie a questo punto soltanto una, non fa più la copia, perché ce ne contava una iniziale e più una come se l'avessimo raccolta. E se togliamo quella iniziale, rimane solo quella che viene raccolta. E se andiamo a interagire con i vari oggetti, ovviamente ne abbiamo raccolti 3 e 3 vengono visti. Ora possiamo ancora andare a vedere rapidamente come creare il nostro oggetto, che è abbastanza importante, e poi andremo a vedere come importare la nostra tutta questa modalità di gioco all'interno del nostro progetto, perché non l'ho detto prima, ma questa modalità di gioco è relegata solo all'interno di questa modalità Inventory Test Map. Al di fuori di questa mappa non abbiamo al momento modo di utilizzare nessuna parte dell'inventario ed è tutto legato poi a questo Gameplay Experience Test Inventory che dopo andiamo a vedere. All'interno di questo ovviamente sono impostati i tasti, sono impostati il GA Interact, il GA Interactable, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevo, andiamo a vedere un attimino come creare un nostro oggetto, in modo che possiate avere anche spunto su come andare avanti nella creazione dell'inventario e come dicevo poi se qualcuno ha qualche idea o sa come fare o può appunto darci una mano, possiamo anche andare avanti con altri tutorial e vedere di completare appieno in maniera gratuita questo sistema di interazione e di inventario. Apriamo il nostro oggetto, quindi possiamo pulire qua la casellina di ricerca, andare nel nostro Shooter Explorer Content, andare nella nostra cartella item. Per creare il nostro oggetto ovviamente potete duplicare questo o crearne un figlio, al momento lo duplichiamo, possiamo chiamarlo Interactable Item, per esempio. Creeremo qualcosa di molto semplice solo per vedere come funziona, poi ripeto, ci sto ancora lavorando, quindi creare qualcosa di effettivo al momento è abbastanza difficile. Creiamo anche una copia di questo ID Rock che possiamo chiamare Test ID Item. E apriamo il nostro Interactable Item. Andiamo nella nostra cartella Class Default e impostiamo nella sezione Lyra World Collectible. Possiamo aprire tranquillamente anche solo la Static Inventory al momento, espandiamo tutta e qui andiamo ad inserire il nostro item. Test di item.
volendo possiamo anche aggiungere poi altri array e aggiungere forse altre cose, ma questo poi dobbiamo andare a vedere, e possiamo ovviamente anche andare a cambiare la nostra mesh. Per il momento non lo facciamo, magari cambiamo magari il materiale per distinguerlo un attimo. Mettiamo questo qui, va benissimo. Possiamo anche già portarla per il momento in gioco per distinguerla. E soprattutto, oltre a cambiare la mesh e tutto quanto, quello che determina che cos'è questo interactable item è questo test ID item. Quindi possiamo chiamarlo item, andare ad aggiungere i vari fragment, possiamo mettere una qualsiasi altra immagine, per esempio questa del gatto. Volendo possiamo, come dicevo, aggiungere anche una skeletal mesh, che poi potrebbe essere che possa servire magari per rilasciare le armi o per insomma qualsiasi altra cosa. Possiamo, volendo, aggiungere anche un WID, per esempio legato a un'arma, e diciamo che così andiamo a creare un po' un'arma. Quindi se io scrivo K10, in questo caso ho già messo un WID, una skeletal mesh. Volendo possiamo anche mettere, volendo, un'icona di un fucile. Volendo abbiamo anche una sezione di reticolo, quindi volendo si può creare proprio un'arma vera e propria partendo da qua. Quindi possiamo mettere, va benissimo, anche questo reticolo qui, e qui possiamo aggiungere anche, volendo, delle impostazioni iniziali, per esempio aggiungere delle munizioni per la nostra arma, o aggiungere una qualsiasi abilità, come vedete. Quindi possiamo anche andare su Weapon e mettere un No Fire, vediamo se troviamo. Possiamo anche lavorare sulla quick bar, insomma possiamo fare tante cose. Come vedete qua sulle weapon ci sono anche, possiamo aggiungere anche tre, diciamo, array, andare ad aggiungere tutta la sezione armi. Insomma, qua potete fare tutto quello che volete. Poi si può anche richiamare tutti questi file, diciamo, questi dati, e lavorarci ancora poi per ampliare, diciamo, il tutto, anche creando delle funzioni, delle variabili, eccetera, eccetera. Quindi se andiamo a raccogliere questo oggetto, come vediamo non abbiamo risolto in realtà nulla, abbiamo solo visto un pochino come funzionano i fragment e che cosa possiamo fare. Ma se io raccolgo effettivamente questo oggetto e vado ad aprire il nostro inventario, ho effettivamente un'arma. Quello che manca adesso in tutto questo passaggio è riuscire a far interagire in questo modo questo inventario con la nostra quick bar, quindi poter portare la nostra arma all'interno della quick bar e poterla effettivamente equipaggiare. Ripeto, se qualcuno ha qualche idea, qualche consiglio, è tutto ben accetto per poter appunto fare questo lavoro. Ok, detto questo, io per inventario e interazione direi che non posso al momento aggiungere altro, perché andrei poi a toccare file che al momento non voglio toccare. Sicuramente poi amplierò le cose nei prossimi video. Come dicevo, non vado avanti più di tanto adesso, perché voglio comunque finire tutto il percorso, e questa parte mi occuperebbe troppo tempo. C'ho ancora 2 o 3 punti da trattare per finire tutta questa serie di tutorial, e poi posso tornare con calma a lavorare all'inventario e condividere con voi tutte le esperienze che riesco
a ricevere. E nel frattempo vediamo ancora l'ultimissima cosa, come dicevo, come apportare nel nostro gioco questo inventario, quindi non lasciare la parte di interazione di inventario solo legata all'invento del task map, ma portarlo all'interno del nostro progetto. Andiamo a vedere subito come funziona il nostro progetto. Quindi andiamo ad aprire i nostri gameplay experience per capire un po' come unirli. Quindi qui, come vediamo nella cartella, c'è un last inventory che possiamo già aprire e il test inventory experience. E volendo possiamo anche andare nella cartella all, scrivere inventory e vedere anche un pochino tutto il resto dei file data asset che ci possono venire bene per capire appunto come funziona, perché abbiamo l'inventory test, l'inventory experience che abbiamo già aperto, il GA toggle inventory che possiamo aprire per vedere, l'inventory test che abbiamo già visto, l'input data inventory test. Insomma, aprite un po' tutti i file che vi servono, visionate tutto quello che vi viene bene e il last inventory test che ce l'abbiamo già aperto qua, e poi questi qui che li abbiamo già visti e un minimo sistemati. Ok, allora quello da cui possiamo partire è il nostro test inventory experience. Qui, se lo espandiamo tutto, possiamo vedere che abbiamo tantissimi file che ora andiamo appunto a visionare. Quello che dobbiamo capire per capire come funziona tutto è che qui nella sezione Action Sets c'è inserito questo Last Inventory Test, che è quello che determina, come dicevo, la nostra esperienza all'interno della mappa. Quindi la grossa differenza ora che andremo a vedere è questo Last Inventory Test, che possiamo tranquillamente vedere subito. Espandiamo tutto anche qui. Il Last Inventory Test di importante ha che contiene intanto la nostra mappatura dei tasti, ragione per cui funziona solo all'interno di questa mappa, come dicevo, e non funziona all'interno della nostra esperienza che normalmente utilizziamo, perché è tutto legato all'interno di questo Last Inventory, compreso anche la mappatura dei tasti, che non funzionano se non ha inserito questo Last Inventory. Si può ovviamente inserire questa mappatura all'interno della nostra esperienza. Quindi, però, noi utilizzeremo, diciamo, questa sezione che ci viene più comoda, che è già suddivisa. Poi abbiamo sempre all'interno dell'Asset Inventory anche questo input data che abbiamo aperto prima e questo input data che abbiamo aperto prima, quindi l'inventory test che segna appunto che cosa devono fare i tasti. Che tipo di azioni devono eseguire i tasti, sono, diciamo, legati i tasti, i nostri input a degli eventi. E poi c'è questo Set Ability Inventory Test che ha legato all'interno delle varie caselle appunto effetti vari, e c'è appunto, come vedete, il GA Interact, il GA Toggle Map, eccetera eccetera, che abbiamo visto già anche prima. Per esempio, il GA Toggle Inventory ha tutta questa sezione di cose, e l'importante ha questo Inventory Screen, che è il file che siamo andati a lavorare prima. Quindi è tutto abbastanza integrato, quindi l'inventory screen è inserito all'interno dell'inventory GA nel toggle, il GA è inserito all'interno di questo inventory test, che assieme all'input data asset con la mappatura dei tasti è inserito all'interno del nostro last inventory test assieme alla mappatura dei tasti. Quindi il tutto, che era chiuso nel Last Inventory Test, è
inserito all'interno del nostro, della nostra esperienza di gioco, l'Ast Inventory, Test Inventory Experience. All'interno dell'action set, come dicevamo, abbiamo l'Ast Inventory Test. Quello che manca alla nostra mappa, fondamentalmente se la andiamo ad aprire, quindi se andiamo su, il nostro content map, Map Inventory, Map Test, che è la nostra mappa che usiamo di solito. Se voi non avete seguito tutto il tutorial, magari usate l'Elimination o il Control Point, ora non so cosa usate di preciso. È che se noi apriamo comunque la nostra esperienza di base, all'interno del nostro action set, non abbiamo questo Last Inventory Test, ma abbiamo un accolades, che è quello che determina poi tutte le varie modalità, o credo solo la modalità di eliminazione, che poi troviamo qui all'interno di questa sezione. Quindi, come vediamo qua, se espandiamo tutto, abbiamo elimination, poi ci saranno tutti i punteggi e tutto quello che ne consegue. Quindi, per creare la modalità giusta dovremmo aggiungere questo Last Inventory, ma come vediamo da questa posizione non ce la fa aggiungere. E qui si crea il grosso problema che tutti chiedono: come faccio ad aggiungere l'inventario alla mia mappa? Ve lo faccio vedere subito. Quello che dobbiamo fare è andare a creare un nuovo, diciamo, una nuova esperienza di gioco. Quindi possiamo tornare alla nostra inventory, andare ad aprire la nostra mappa, andare ad aprire il nostro test inventory, e all'interno di questa cartella, non la spostate perché sennò non vi funziona più, andiamo a duplicare questa modalità di gioco e la chiamiamo My Test Experience. My Test Experience. La andiamo ad aprire. Abbiamo già tutta la parte impostata dell'inventario, perché ce l'avevamo già settata da prima, e andiamo ad aggiungere la parte invece che manca del nostro inventario normale, quindi il nostro Basic Shooter Accolades. E da qui possiamo andare ad aggiungere poi tutte le varie modalità che ci interessano per creare le nostre modalità di gioco, quindi elimination, eccetera, eccetera. In realtà, per questa qua essendo una mappa test, possiamo anche volendo eliminarle tutte queste sezioni. Quindi quello che dobbiamo tenere fondamentalmente è il pick random character, altrimenti non compare il nostro gioco, il nostro personaggio, e poi tutto il resto volendo lo possiamo anche andare ad eliminare, quindi tutti i punteggi, il timer, eccetera, eccetera, volendo possiamo anche andare ad eliminare tutto. Ora non lo faccio perché al momento è una perdita di tempo. Però ricordatevi che dovete tenere l'Aira Player State e il Pick Random Character. Ok, detto questo, se voglio portare questa modalità di gioco a questo punto all'interno del mio quadro, posso andare a aprire, come abbiamo fatto prima, la mia mappa, quindi la mia map test. Vado qui all'interno del Default Gameplay Experience e andiamo a cercare, quindi andiamo nella cartella Experience, abbiamo qui la nostra My Text Experience e la aggiungiamo qua nella casellina My Text Experience. Adesso possiamo anche andare a cercare la nostra Interactable Rock. Quindi torniamo qua dentro item, abbiamo creato la nostra Interactable Rock, possiamo spostarla all'interno della nostra cartella perché essendo nella cartella di sistema non ce la fa aggiungere nella map test, quindi possiamo prendere i due file che abbiamo creato, portarli nella nostra cartella. Adesso li metto un attimo qua in maniera casuale, poi creerò una cartella dedicata. Prendiamo il nostro
il nostro file di interazione, il nostro oggetto, possiamo inserirlo qui, cliccare play. Come vedete, per noi non è cambiato nulla, possiamo anche andare a raccogliere un'arma. Come vedete abbiamo il nostro tasto Interact, possiamo cliccare G per raccoglierlo e abbiamo anche il nostro inventario. Quindi abbiamo la nostra arma che abbiamo raccolto e il nostro oggetto che abbiamo raccolto che abbiamo creato come arma che, come dicevo prima, non ci fa attualmente interagire, però, appunto l'abbiamo creato, abbiamo il nostro inventario attivo all'interno della nostra mappa. Possiamo comunque interagire con quest'arma qui. E come vedete ce l'abbiamo all'interno della quick bar e quindi poi dovremo creare un sistema immagino molto simile a questo delle armi per poter interagire con i vari oggetti. Quindi se esco posso anche cancellare la mia arma e come vedete mi rimane solo l'oggetto che ho raccolto che purtroppo non posso cancellare perché ripeto non posso con esso interagire. Ok, io direi che non ho altro da aggiungere, come dicevo abbiamo visto comunque parecchie cose, ho ritenuto che ci fosse materiale a sufficienza per creare comunque un tutorial che effettivamente è giunto a un'oretta di durata. Abbiamo visto comunque come sbloccare l'inventario, come più o meno interagire, come visualizzare gli oggetti. Abbiamo comunque messo anche a posto il tasto di interazione e tutta la parte di interazione, soprattutto siamo riusciti a portarla all'interno del nostro gioco. Io direi che non ho altro da aggiungere, se non il fatto che, come dicevo, questo tutorial è solo la base, ma andrà avanti, perché ora proseguirò con la mia project list. Con la mia project list che appunto prevede diversi altri capitoli e come dicevo, siccome abbiamo già speso parecchio tempo per arrivare a questo punto, non volevo soffermarmi più di tanto su una parte che è ancora in lavorazione come l'inventario, ma andare avanti, arrivare fino in fondo e nel frattempo appunto io lavorerò all'inventario e verrà poi aggiunto sempre sotto il punto numero 4, quindi ci sarà un 4.1, 4.2, eccetera, eccetera. Tutto quello che riuscirò a scoprire su questa sezione. Quindi i prossimi punti andremo a vedere come creare modalità di gioco che abbiamo già un pochino visto nell'ultima parte di questo tutorial. Creeremo sicuramente un Battle Royale che sarà un tutorial un pochino lungo e probabilmente da dividere in più parti. Creeremo un tutti contro tutti perché è la base del nostro Battle Royale. E quindi ci passeremo per forza di cose, a quel punto conviene più costruirla che non costruirla, e poi creeremo appunto delle nuove mappe che forse saranno create prima della creazione del Battle Royale perché ci serviranno appunto per tutto poi l'impostazione del gioco e poi passeremo alla parte finale che sarà appunto un rebranding, una personalizzazione del gioco in sé perché adesso è ovviamente tutto legato all'IRA. E poi passeremo alle funzionalità multiplayer, all'esportazione del gioco. E probabilmente torneremo prima sull'inventario, come dicevo, perché la parte multiplayer l'ho tenuta per ultima perché è un pochino noiosa, nel senso che ogni volta che poi dobbiamo fare un test dovremo dargli conferma per entrare in multiplayer su internet, collegarci a server, eccetera, eccetera. Quindi diventa un po' noiosa, volevo tenerla proprio come ultimissima parte e ovviamente verrà fatta prima l'inventario dell'esportazione del gioco, altrimenti non avrebbe senso farlo. Ok, vi ringrazio a tutti per aver visionato il video, anche se non è un sistema completo, spero che sia stato utile, come spero siano stati utili tutti i tutorial finora e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora, ciao a tutti.